Ciao ragazze, bentornate sul canale di Beauty Idea. Oggi sono qui per parlarvi di trend di stagione in fatto di make-up. Avete già visto tantissimi articoli su Beauty Idea e oggi sono qui per mostrarvi un pochino più nel dettaglio quelli che sono i prodotti più interessanti per l'autunno-inverno 2014. Allora, parto immediatamente con i rossetti opachi. I rossetti opachi sono sicuramente la tendenza più forte per questa stagione. Li abbiamo visti in tantissimi brand, soprattutto in versione molto 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 scura, dark, un po' come quella che porto un po' io oggi sulle labbra. Faccio vedere immediatamente i Miss Pupa Velvet Matte di Pupa, appunto, che sono questi qui. Ce ne sono tantissime varianti di colore. Io vi faccio vedere un nude un pochino marroncino e un rosso, che sono i miei preferiti di questa collezione. Spero che riusciate a vederli, faccio un po' di acrobazie. Questi rossetti sono molto carini perché danno un effetto vellutato e opaco sulle labbra che si fissa abbastanza bene nel tempo, quindi rispecchiano perfettamente i trend di questa stagione. Sempre in fatto di rossetti opachi, vi faccio vedere sicuramente quelli di Makeup Revolution, che sono questi qui. Io ne ho tantissimi, sono dei rossetti liquidi opachi, sono davvero molto molto belli perché si asciugano immediatamente sulle labbra e donano questo effetto appunto vellutato a lunghissima durata. Il prezzo di questi rossetti liquidi opachi è veramente piccolissimo, quindi ne vale la pena. Che ricalcano appunto lo stesso trend, ma sono un pochino più costosi. C'è sicuramente questa tinta per labbra di Lime Crime, che appunto ha lo stesso concetto di labbra vellutate, e allo stesso modo c'è questa qui di Hourglass, che è un marchio americano che si trova recentemente in Italia nella Sephora di Via Durini, nel palazzo Brian & Barry di Milano. In questo caso questo prodotto viene chiamato il rossetto indistruttibile perché appunto quando viene applicato sulle labbra non se ne va più, per cui è veramente molto molto carino. L'effetto è opaco ma tuttavia abbastanza luminoso, per cui è molto bello e vi consiglio di dargli un occhio se passate per appunto Sephora a Milano. Sempre che cavalca un po' lo stesso trend, che hanno un prezzo che è diciamo una via di mezzo, sono questi qui, che sono le tinte per labbra di Glossip. Sono anche in questo caso dei lip cream, che sono molto cremosi, si applicano facilmente con l'applicatore tipo quello del gloss, ma che si fissano e diventano opachi. Ho un colore che è un rosso sangue, direi, che è molto molto simile a questo qui di Lime Crime. Faccio un po' di acrobazia, ragazzi, cosa ne dite? Possono essere considerati secondo me dei dupe perché sono molto simili quando, una volta che vengono applicati. E poi ho un colore che è un po' più fragole ed è molto carino. Rimanendo sempre un pochino nel mondo labbra, vi faccio vedere quella che è un trend che è davvero pazzerello, che non a tutte di voi piacerà ma mi piace tantissimo, che sono i prodotti labbra dai colori assolutamente assurdi, che sono questi qui. I rossetti di Mulac sono disponibili in tante varianti di colori. Vi mostro quelli che ho comprato io, che sono quelli un pochino più strani, ovvero Guy, che è il blu, Palpe, che è il viola, e Hope, che è il verde. Sono fighissimi, sono super opachi a lunga durata. Se però cercate un'alternativa un pochino più economica, vi faccio vedere questi due qui, che sono della collezione Atomic, credo sì, Atomic di Makeup Revolution, che è un brand veramente low cost UK, che è lo stesso dei rossetti opachi, ed sono davvero molto belli. Chiaramente sono due mondi separati perché questi sono shimmer, sono molto scorrevoli, molto glossati, gli altri invece sono molto molto opachi, a parte Guy che è un pochino più shimmer, ma è un finish totalmente a parte, un altro mondo. Sono davvero molto belli, questa collezione è appena uscita, Makeup Revolution la sta lanciando tantissimo e vi assicuro che sono molto belli. Io appena li ho visti li ho comprati subito perché davvero sono molto carini, e di questa linea qui ne ho una dozzina, per cui fidatevi, sono molto carini. Rimanendo sempre in tema labbra, vi faccio vedere quello che è il prodotto star della collezione Diego Della Palma di questa stagione, che è Ego Lipstick. Ego Lipstick è un rossetto nero glossato, semi-trasparente, che si può applicare sulle labbra per un effetto un pochino dark, che però tende un po' al grigio ed è un po' strano, ma diventa una vera bomba, e fidatevi, una bomba, sui rossetti, in particolare su quelli un pochino scuri. Dà un effetto glaze, quindi glossato ma comunque molto sheer e anche in questo caso sexy alle labbra, non so come spiegare, tipo un balsamo, come applicare del miele nero, ecco, sulle labbra. È molto molto bello e mi piace tantissimo, davvero. Se passate da una profumeria che vende Diego Dalla Palma, date un occhio alla collezione Peccato Originale perché questo prodotto è davvero molto carino. Per appunto rendere al meglio questo prodotto, vi faccio vedere questo qui, che è un Bordeaux che fa parte della stessa collezione, che secondo me è molto carino perché appunto ricalca questo trend di labbra molto scure e molto opache, e in questo caso sta benissimo con sopra Ego Lipstick.
sempre labbra e sempre Diego Dalla Palma, sempre stessa collezione, questo qui che è un color più mattone, nude mattone, che appunto ci porta nel trend degli anni 90. Gli anni 90 sono tornati e in questo caso questo prodotto labbra è perfetto. Che ricalca lo stesso trend un pochino anni 90, ci sono i matitoni due baci di Neve Cosmetics, nello specifico questo qui che si chiama Incognito, se non erro, esatto, è quello che indosso io in questo momento, che ha un color mattone. Questi prodotti hanno una matita per il contorno labbra e un matitone per appunto riempire tutte le labbra, sono fighissimi perché costano poco, sono naturali, il colore è saturo però idrata molto le labbra e l'effetto è opaco, per cui sono molto belli. Io ho queste due varianti e della stessa collezione, oltre a tantissime matite occhi che sono molto molto valide, insomma le pastello le conosciamo tutte, c'è questa palette qui che è appunto la palette Mistero Barocco. La palette comprende 4 ombretti dei colori caldi, che appunto anche questo è un altro trend fortissimo, abbinato a labbra molto scure, dark, che tendono appunto al bordeaux, al vinaccio, al borgogna, e troviamo degli ombretti per gli occhi dei colori caldi, quindi eccoli qui, questi sono fortissimi, ma vi assicuro che se dosati bene sugli occhi danno un effetto molto molto chic, che è quello che indosso io oggi. Non so se sono molto molto chic, ma in realtà appunto sapendoli usare un pochino, giocando un po' con questi colori, si possono usare dei risultati davvero molto molto belli. Sempre effetto appunto di colori caldi sugli occhi, c'è questa palette qui che è un po' difficile da farvi vedere perché è completamente specchiata, che è di Clinique, si chiama Morning Java ed è una palette che davvero mi ha fatto innamorare. Anche in questo caso butto giù tutto, eccola qui, i colori sono molto caldi, molto sfumati, la pigmentazione è pazzesca ragazze, hanno un'ottima sfumabilità, io veramente mi sono innamorata. Non avevo mai provato, a dire la verità, gli ombretti di Clinique e questi sono stati una grandissima sorpresa, quindi andate a sbocciarli se li vedete, poi fatemi sapere se anche voi avete avuto appunto questa impressione così buona come l'ho avuta io. Poi continuo con altri prodotti occhi che hanno un colore caldo e si collegano ad altri prodotti che sono sempre in tema con la collezione Rocky Horror Picture Show di MAC. Rocky Horror Picture Show, sapete, è un film molto molto famoso, un musical che si ripete spesso a Milano, al Messico. Io lo adoro, sono andata a vederlo tante volte. E appunto questa collezione comprende un pigmento che è questo qui, rosso shimmer, che appunto sempre occhi di colore caldi, caldi, caldi. Questo pigmento è magnifico perché è infuso di pearlescenze e di glitter che danno proprio un effetto molto molto bello. E ovviamente la collezione non poteva non comprendere dei rossetti in edizione limitata con il logo anche in questo caso del Rocky Horror, e c'è un rosso che è Oblivion, che è un colore rosso puro direi, abbastanza satinato. Dove si è satinato questo qui? Sono cieca, è un Amplified, sì, quindi ha un colore abbastanza scorrevole che però si fissa bene sulle labbra. E poi c'è il bellissimo Sin, che è un borgogna opaco molto molto scuro che trovate anche nella linea permanente, per cui buttate un occhio se passate dai negozi MAC. Poi andiamo avanti sempre con altri prodotti opachi e vi faccio vedere i Pupa Vamp, che sono questi qui, sono i cream velvet eyeshadow, che sono questi. La texture è quasi, diciamo, quella di una mousse, si stendono molto bene e sono ottimi per essere utilizzati sia come base ombretto e sia come ombretto a sé, perché il colore è molto molto saturo. La collezione comprende dei bei colori invernali, per cui abbiamo borgogna, grigio, marrone, nero, blu, tutti scuri, e sono davvero belli perché si possono usare sia come eyeliner che proprio a palpebra piena, sfumando chiaramente un pochino verso l'alto, sono carinissimi. E naturalmente non potevano mancare in questa serie anche i Velvet Matte Smalti, questi sono molto carini, io li ho usati molto in questo periodo, soprattutto questo qui, blu elettrico, è bellissimo e la durata è davvero ottima. Io ho messo una base professionale perché le mie unghie hanno bisogno di un po' di aiuto ultimamente, ma la tenuta davvero è stata di una settimana, poi mi sono stufata, ho cambiato colore, quindi davvero vi consiglio questo prodotto. Procedendo e cambiando un pochino rotta, torniamo a parlare di prodotti occhi però shimmer, andiamo proprio sullo shimmer più estremo e vi faccio vedere questo ombrettino qui che è di Lancôme, si chiama Ombre Hypnose ed è un colore super super shimmer.
È un argento che poi da lì forse non riuscirete a vedere bene, ma l'effetto è davvero bagnato, bellissimo, un argento che illumina lo sguardo in un solo tocco ed è magnifico, secondo me, quindi anche questo è super consigliato. Vi mostro poi questa palette qui di Giorgio Armani, che fa parte della collezione Fade to Grey, che è questa qui. È una palette da due ombretti davvero molto molto grande, quindi sembra quasi un illuminante, in realtà si tratta di ombretti, uno oro e uno argento, sono molto molto shimmer e sono molto fondenti, davvero bellissimi. E continuando con gli ombretti shimmer dalle performance davvero molto professionali, vi faccio vedere questi due qui, che sono i due ombretti Makeup Forever che fanno parte della nuova collezione. Sapete che Makeup Forever ha completamente rinnovato il range degli ombretti. E questi che vi mostro sono due prodotti davvero dalla pigmentazione fantasmagorica. Questo è un grigio canna di fucile metallizzato, mentre questo qui è un viola che ha un sottotono fucsia, direi, ed è satinato. Davvero sono bellissimi e hanno un effetto molto tridimensionale sugli occhi. Basta un solo ombretto per creare un unico make-up sfumato davvero molto molto bello. Continuando sempre con gli ombretti, ma in questo caso parliamo di nude, perché il trend nude continua ed è veramente il più importante, perché comunque si dà molta importanza alle labbra tendendo spesso a lasciare gli occhi nude, soprattutto per il make up da giorno. Vi faccio vedere le palette Diego Dalla Palma. Questa qui si chiama La Vie en Rose, ci sono 6 ombretti che sono satinati e opachi e sono degli ombretti che virano sul rosa, nude ma rosati, davvero molto belli appunto per chi ama questo tipo di colore. Sempre dello stesso genere ma dedicato a chi ha una pelle di un colore un po' più caldo e per chi ama i colori un pochino più tendenti al marrone, al beige, abbiamo Diego Dalla Palma La Vie en Beige, che è appunto questa palette sempre da 6 ombretti che alterna colori satinati e opachi. Poi, continuando con questo genere, vi faccio vedere la Naked Basics. Questa è la numero 1, quella classica che io ho da molto tempo, che ho sempre in borsetta con me, eccola qui, è una delle mie preferite in assoluto. Questa palette qui però sapete che non resterà sola molto a lungo, perché questo mese uscirà da Sephora la nuova versione Naked Basics 2, per cui vi indico questa grandissima novità che so che molti di voi stanno aspettando con ansia, e l'ho vista dal vivo ed è davvero molto molto carina. Poi vi faccio vedere quest'altra qui, che è una nuova palette di Estée Lauder. Si tratta di una palette magnetica, molto molto comoda, io ho tolto gli applicatori. I colori sono questi qui, ci sono dei colori un pochino nude sul tortora beige ed anche un viola che dà un tocco in più, un po' più di class, un po' più di carattere al make up. Questa palette è davvero molto bella e molto burrosa e in questo caso esistono tante varianti di colore che hanno appunto delle tonalità colorate ma comunque delle varianti che sono molto chic e molto eleganti, quindi anche in questo caso il trend è molto elegante, di occhio molto sfumato, un po' da gatta, quindi buttate un occhio. Poi continuo con un altro prodotto, in questo caso però per il viso, e si tratta di questo qui che è il prodotto Star di Colli, Star Bellezza Italiana. È una cipria effetto Bon Mine, ovvero è una cipria luminosa che si applica su tutto il viso per dare un effetto di luce. È molto molto bella, si possono usare anche i colori separatamente, ma a me piace proprio mischiarli e spalmarla tutta sul viso per avere un effetto un po' glow, quindi è carinissima. Sempre in fatto di viso vi faccio vedere questo qui, che è il blush che cambia colore a seconda del pH della pelle della collezione Hello Autumn di Essence. Come vedete il colore è bianco, quando si applica sulle gote il colore vira a seconda appunto del proprio incarnato. Su di me questo prodotto diventa rosa porcello più o meno, quindi bisogna dosarlo molto bene perché altrimenti rischierete di avere delle gote da Heidi, però è molto carino. E sempre appunto in tema di prodotti che variano a seconda del pH appunto della pelle, vi faccio vedere i nuovi Chubby Stick Baby Tint di Clinique naturalmente. Questi sono nuovissimi e appunto si tratta di 3 varianti di colore, una che tende un pochino più al lilla, una che tende un pochino più al rosso e una un po' più sul rosa trasparente, che appunto sono dei balsami labbra molto carini che idratano in una maniera incredibile le labbra e virano a seconda del appunto nostro colore delle labbra. Sono molto molto belli, anche in questa casa vi invito a guardarli in profumeria perché sono davvero molto carini. Poi un altro prodotto labbra che fa parte della stessa collezione di Essence è questo qui, che è un rossetto cremoso liquido. L'effetto non è opaco come quelli che vi ho presentato prima,
ma resta un pochino più morbido, insomma migra un pochino di più, però è un trend di stagione anche questo, è un color nude molto carino. In collezione c'è anche un color mattone, ho comprato anche quello ma è disperso in una delle mie borse, quindi spero mi possiate perdonare, vi faccio vedere solo questa campione. E concludiamo il nostro viaggio nel make up di stagione con i mascara colorati. I mascara colorati appunto sono tornati anche per questa stagione, ma in versione un po' più dark, un pochino più chic. Il primo che vi faccio vedere è lo Shock di Collister, già citato tantissime volte. Quello della collezione Bellezza Italiana, appunto, che è in questo momento in profumeria, è un color borgogna. Il mascara Shock è uno dei miei preferiti in assoluto. L'effetto è molto incurvante, infoltente, allungante. Il colore è bellissimo, un color borgogna che sta sicuramente benissimo alle ragazze dagli occhi verdi. Ve lo consiglio davvero perché è un prodotto bellissimo, io lo amo. E grandissimo amore anche per i mascara Pupa Vamp colorati, appunto della linea opaca di questa stagione. Quelli che vi faccio vedere sono questo viola, che è completamente diverso da quello di Collister, quindi potete averli tutti e due, tranquille ragazze, in colore completamente diverso. Si tratta di un bellissimo viola scuro, anche in questo caso si tratta di un prodotto che agisce davvero sulle ciglia, quindi non le colora unicamente dando un po' quell'effetto di colore però un pochino bizzarro, va proprio a creare volume e dare un effetto ottico davvero molto bello alle ciglia. E l'altro che io adoro è questo qui verde, che è il verde malachite se non erro, che è abbinatissimo al colore dei miei capelli e mi piace molto per un trucco nude giocare con questo colore così particolare sulle ciglia, soprattutto perché comunque Pupa Vamp è davvero uno dei prodotti più volumizzanti e più che danno più carattere alle ciglia, quindi anche questo è un prodotto super consigliato da tenere in considerazione per il look di stagione. Che corsa ragazze, spero di avervi fatto vedere tutto. Adesso ho già visto qui una cosa che mi sono dimenticata, ma ve la racconterò in un'altra occasione. Spero che questo video vi sia stato utile, spero di non avervi annoiate, anzi di avervi dato un pochino qualche spunto sullo shopping, ma anche sul look di stagione, perché comunque tutte queste cose sono in profumeria e quindi vi invito ad andare a sbirciarle, però comunque voi potete sicuramente avere prodotti di questo genere nel vostro beauty case, quindi insomma fatemi un pochino sapere che cosa vi piace di più, che cosa comprereste, che cosa avete già comprato o se avete delle cose che sono simili e volete segnalarci. Io vi aspetto tutte nei commenti, così possiamo un po' chiacchierare di questi prodotti, e adesso rimetto tutto a posto, altrimenti mio marito mi taglia la testa. Ci vediamo prestissimo, ci vediamo nel prossimo video, seguiteci, ci saranno tantissime novità e naturalmente regali. A presto, ciao ragazze, baci, ciao ciao ciao!